È per me un grandissimo piacere e un privilegio svolgere questa intervista alla professoressa Dora Capozza. Dora Capozza è professore emerito presso l'Università di Padova, il Dipartimento FISPA, quindi di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università di Padova. Leggo, come di consueto, nella organizzazione di queste interviste, un breve cenno biografico, una breve biografia. Dora Capozza è stata professore ordinario presso l'Università di Padova dal 1980 al 2011, una delle prime professoresse e professori ordinari in termini di età. In questo suo periodo di svolgimento dell'incarico ha ricoperto ruoli di rilevante responsabilità istituzionale a livello di Ateneo, in quanto è stata rappresentante della facoltà di Magistero per la Commissione dei Rapporti con l'Estero, diretta in successione dal professor Sartori, professor Nonnis e il professor Costa, e del consiglio direttivo del centro di calcolo, diretto dalla professoressa Crescenti. Più vicina a noi nel tempo è stata direttore del Dipartimento di Psicologia Applicata, presidente dei corsi di laurea triennale e magistrale riferiti alla psicologia sociale e del lavoro della facoltà di psicologia, nonché vicepreside della stessa facoltà. Ha inoltre fondato il corso di dottorato in psicologia sociale della personalità, che ora è confluito nel corso di dottorato in scienze psicologiche, in psychological sciences, e ne ha ricoperto il ruolo di coordinatore più volte, dalla sua fondazione al 2001. Ha ricoperto anche un ruolo di grande rilievo a livello nazionale in qualità di presidente della sezione di psicologia sociale della SIPS, Società Scientifica Italiana di Psicologia. Ha ricoperto prestigiosi ruoli di responsabilità scientifica anche in relazione alla EASP, Associazione Europea di Psicologia Sociale Sperimentale, prima EASP, poi, proponendo e coordinando più volte small group meeting su temi fondamentali della disciplina, che hanno visto il coinvolgimento dei più autorevoli studiosi della comunità scientifica internazionale a riguardo. È stata ed è tuttora membro, in alcuni casi fondatore ed editor, dei comitati editoriali di importanti riviste nel settore nazionali e internazionali. Ricordo qui anche TPM. Ha fondato e diretto la collana Studi e Ricerche di Psicologia della casa editrice Patron. La professoressa Capozza è una studiosa di altissimo livello nel campo della psicologia sociale e della metodologia della ricerca. E ha costantemente aperto nuovi orizzonti, diventando un punto di riferimento scientifico essenziale, soprattutto in merito ai temi delle relazioni intergruppi, del conflitto tra gruppi e relative strategie di risoluzione, dell'identità sociale, delle metodologie più raffinate e innovative per questi ambiti di studio e non soltanto. A riguardo va rilevata la sua stretta collaborazione nell'arco del tempo con i più importanti studiosi della disciplina, da Charles Osgood a Henri Taschfeld, per citarne alcuni, che ha invitato più volte presso il nostro Ateneo, promuovendo processi radicati di internazionalizzazione. Parallelamente al suo eccezionale contributo per l'affermazione e lo sviluppo della psicologia sociale in Italia, va enfatizzato il suo impegno costante e appassionato volto alla formazione di giovani studiosi di alto livello, alcuni dei quali attualmente docenti all'estero, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti o in Australia. Quindi grazie, grazie davvero Dora per essere qui. Quindi venendo a te, venendo a noi, venendo a te, puoi parlarci del tuo background familiare? Io ringrazio tanto Alberta di questa presentazione e, se posso, la Gilda Sensales di questa iniziativa molto interessante che a tutte noi ha fatto pensare alle nostre scelte, al nostro passato, direi, prendendone coscienza. Allora, il mio background familiare direi che ha avuto una certa importanza perché mia sorella, che è più grande di me, già quando era già giovane, cioè a 25-26 anni, era assistente di ruolo di storia antica e io ne avevo 8 di meno, quindi 17-18.
chiaramente questo ha influenzato le mie scelte successive. E in più, una madre appassionatissima di studi, che aveva fatto le magistrali da ragazza e le ha totalmente ripetute insieme a me, studiando ogni materia, per passione per gli studi. Questo ha creato un legame fortissimo tra me e lei, che era sia affettivo che intellettuale, che è durato tutta la vita e che mi ha portato a una grande passione per gli studi. Quindi direi che la famiglia mi ha orientato certamente. Come sono nati i tuoi interessi per la psicologia? La psicologia, sì, questo me lo ricordo benissimo, perché ero alle magistrali anch'io e avevo un professore di filosofia molto particolare, innovativo, intelligente, e a un certo momento, forse era programma di studi, ha introdotto la psicologia. E certo deve aver parlato di Freud, di Jung, ma io ero rimasta impressionata allora, e quel che mi ricordo di allora era quando ho cominciato a parlare di test e di misura della mente. Ma mi ha scioccato e interessato moltissimo la possibilità di entrare nella mente e di misurarla, e questo mi ha spinto verso questa disciplina. E direi che è proprio lì l'origine. La tua formazione? Radici teoriche? Avendo fatto le magistrali, io avevo due scelte: o seguire quello che diceva la professoressa di matematica, cioè fare un anno in più di scientifico e poi iscrivermi a matematica, oppure, e lei ha insistito tanto, oppure fare magistero in psicologia. E io ho optato per la seconda scelta, per abbreviare i tempi. E quindi sono entrata a magistero, e deve essere stato nel 59 circa. E allora a magistero erano pochissimi gli psicologi, e c'era Fabio Metelli, Guido Petter e la Metelli di Lallo, che era la moglie di Metelli, che insegnava psicopedagogia. Era tutta lì la psicologia. E naturalmente mi sono orientata verso Metelli, che ci insegnava Wertheimer, Keller, come si chiama, Metzger, Michaud. Quindi diciamo, noi eravamo orientati a studiare percezione e risoluzione dei problemi, pensiero creativo, in piena teoria della Gestalt. Quindi io, la mia culla è stata la teoria della Gestalt. Con uno sguardo poi ai cambiamenti, ai tuoi cambiamenti nel corso del tempo, che tipo di psicologia hai praticato? A quali tradizioni fanno riferimento? Dunque, io sono entrata appunto nella psicologia padovana e ho chiesto la tesi a Metelli, ma naturalmente ho chiesto una tesi sulla misura degli stati o processi psicologici. E lui in quei tempi non era estraneo alla misura, perché era interessato, anzi, aveva scritto una piccola ma esemplare monografia di psicometria che studiavamo a lezione, e si preparava a scrivere il libro di analisi fattoriale. Quindi la parte della misura della psicometria era in lui e lo interessava molto. Lui diceva: è la mia parte nevrotica, perché mi fa perdere tempo ma mi piace tanto. E in realtà non scriveva, a parte quella monografia, cioè libri, non faceva ricerca di psicometria, di misurazione. Allora mi ha ascoltato nella mia richiesta, e come era sempre lui disponibile agli altri, e mi ha proposto un argomento di misura. E cosa? In quegli anni, io credo di aver chiesto la tesi intorno all'anno 61, 60-61, e in quegli anni Metelli frequentava uno psicologo sociale tedesco che si chiamava Hofstetter,
che applicava il differenziale semantico e Metelli mi ha proposto di usare questa tecnica che lo aveva molto incuriosito. Allora, entro nella tecnica nel senso di conoscerne anche le basi teoriche, per cui ho incominciato a conoscere un altro mondo, e cioè la semantica di Osgood, la semantica neobehaviorista, il neobehaviorismo, il mentalismo. E io ero appassionata da questi discorsi totalmente nuovi nella scuola patavina, proprio mi ha appassionato, mi ha affascinato. E quindi l'argomento mi piaceva, ma allo stesso tempo Metelli, come al solito, democratico, libero, lo applichi a cosa vuole. E in quel momento, erano gli anni 60 e 61, io ero molto impressionata dal fenomeno dell'immigrazione meridionale al nord, dalle condizioni in cui vivevano i meridionali, dalle discriminazioni terribili che vivevano da noi al nord. E proprio è stata una passione da parte mia pensare di studiare gli stereotipi del nord e del sud. Quindi ho deciso di applicare il differenziale semantico agli stereotipi di nord e sud, cosa che ha interessato anche il professor Metelli. Allora a quel punto sono partita con la tesi, poi mi sono laureata e a quel punto ho continuato a studiare i fenomeni psicosociali, però i fenomeni psicosociali e le teorie che mi si prospettavano in quel periodo, in quegli anni, non mi interessavano particolarmente, anche se facevo ricerca in quel campo e incontravo mini teorie. E quindi le teorie della congruenza cognitiva, le teorie dell'influenza sociale, le attribuzioni, la formazione di impressioni di persone, di gruppi, che poi, ripensandoci adesso, sono tutte teorie nate in gran parte dalla Gestalt. E io allora le vedevo mini teorie, piccoli fenomeni studiati, spezzettati, e non ho pensato abbastanza allora, non pensavo a cosa potevano questi risultati dare alla Gestalt e reciprocamente, cosa che avrei potuto fare invece. La reazione era un po' di non interesse, sentivo disagio. Il modo con cui superavo il disagio era di rifugiarmi nella metodologia, per cui studiavo le tecniche che venivano man mano proposte in quegli anni, e cioè la cluster analysis, la discriminant analysis, la teoria dei grafi. La teoria dei grafi usata in modo elegantissimo come tecnica sociometrica, su cui poi sono state date piaceva anche al professor Metelli, piaceva anche a qualche psicologo sociale europeo come Flamand, e sono state date delle tesi che qualcuno ricorda bene in questa nostra interazione, tesi che mi hanno dato enorme soddisfazione, che erano applicazioni della teoria. Cioè, mi rifugiavo nella metodologia, trovavo challenge, però non era tutto. Quindi avevo questa sensazione di disagio. Come psicologa sociale l'ho vissuta per anni. Dopodiché, direi che il disagio è stato superato quando ho incontrato la teoria di Tashwell negli anni 70. E il primo libricino è proprio del 74. E ho incontrato questo sistema teorico che aveva una metateoria interazionistica. L'individuo nel gruppo cambia, nascono processi nuovi, bisogna studiare questi processi emergenti. E poi il sistema teorico
complesso, non l'avevo trovato ancora in psicologia sociale, un sistema teorico complesso, ricco, che spiegava i movimenti collettivi, cioè il cambiamento sociale, i movimenti collettivi, come si sta facendo adesso. E quello che più mi attraeva, oltre la grande, come posso dire, la larga scala dei fenomeni studiati, quello che mi attraeva era che le proposizioni che venivano offerte dalla teoria erano verificabili, anche se facevano riferimento a fenomeni complessi, erano proposizioni verificabili con la ricerca. Quindi mi ha appassionato e ho incominciato ad adottare metateoria e posizione e la teoria dell'identità sociale, e che poi mi ha portato avanti per parecchi anni. Direi che forse a questo punto io dovrei un po' di più, adesso che studio i fenomeni di deumanizzazione, vedere che frutto la teoria, la deumanizzazione può avere dall'aggancio alla teoria dell'identità sociale, in particolare ad una sua espressione della teoria dell'identità, che è la teoria della categorizzazione di sé, di Turner, che parla di strutture gerarchica delle categorie umane, e io credo che se unisco, non l'ho ancora incominciato, ma se si unisce certi punti della deumanizzazione con questa struttura gerarchica, forse si può spiegare meglio anche la deumanizzazione. Credo che questo mi proverò a impegnarmi. Ci hai fatto una bellissima presentazione di incontri intellettuali con teorie. Puoi parlarci anche dei legami internazionali, puoi parlarci dei principali psicologi che hai conosciuto, in che occasioni? Direi che il primo proprio straniero, parlo degli stranieri, perché gli italiani, chi mi ha influenzato fortemente è stato il professor Metelli, Fabio Metelli, e poi mi ha molto influenzato anche Eraldo De Grada. Quindi ho sentito sempre questo forte legame di gusti e di interesse con la scuola di Roma e con lui in particolare. Se però io, la tua domanda mi pare più orientata all'estero, e direi che il primo è stato Osgood, perché appena finita la tesi laureata, Ina D'Arcais e Fabio Metelli hanno invitato Osgood, che per la prima volta veniva in Italia non so, ma certamente all'Università di Padova. E Osgood, persona magnetica, ha presentato a un piccolo gruppo di persone, perché eravamo pochi, la sua semantica neobehaviorista, la sua interpretazione neobehaviorista del comportamento. E ricordo ancora il clima, erano in gran parte nell'audience erano gestaltisti, e ricordo ancora il clima freddino che ha accompagnato il seminario, e non credo che Osgood se ne sia comunque accorto. E comunque quello è stato il primo incontro, poi è tornato a Padova più volte e abbiamo organizzato con Ino D'Arcais, direi che l'organizzatore maggiore era Ino D'Arcais, un congresso internazionale a pugno chiuso nel 71, molto utile e interessante, a parte la bellezza del posto, perché si riunivano da tutto il mondo i ricercatori che dimostrando la generalità dei fattori trovati col differenziale semantico, che erano apprezzabilità, diciamo, per non parlare di valutazione, controllo della situazione e dinamismo. E erano fattori che regolarmente si trovavano con le ricerche col differenziale semantico e si è dimostrata la generalità in più di 30 culture. E molti di questi rappresentanti erano raccolti a pugno chiuso. È stato un momento molto interessante di confronto, di conoscenza di culture diverse e anche di competenze tecniche comunicate. Dopo questo ho
Osgood è venuto, ripetuto, ha preso un rapporto più strettamente con me e direi che abbiamo continuato a vederci a Padova e devo lui il fatto che ha scritto la lettera di presentazione per il mio concorso a cattedra che è stato bandito nel 79, mi pare. È stato il primo. Poi dopo sono stata a visiting in varie università, tra queste l'università di Göteborg in Svezia, nel 73 sono andata, e scelta per ragioni metodologiche questa, perché lì c'era Lennart Schoenberg, che era un bravissimo metodologo. Sono andata lì in pieno inverno, freddissimo, e trovando un ambiente invece fortemente caldo. Questi svedesi, che sono persone di una tale generosità anche scientifica. E, lì ho imparato parecchi temi di metodologia. Con Lennart abbiamo scritto e fatto un lavoro in cui abbiamo dimostrato la validità della quinta legge del giudizio comparativo di Thurston e abbiamo dimostrato, usando dati italiani, dei partiti politici italiani, che un partito di sinistra sarebbe sparito presto ed è quello che è avvenuto. E è una pubblicazione che abbiamo fatto poi insieme io e lui, e poi Lennart ha continuato a venire anche lui ripetutamente a Padova. Quello che mi ricordo ancora di quel periodo, e me lo ricorderò sempre, è che mentre ero lì, che studiavo, lavoravo con tanto piacere, c'era un gruppo di dottorandi di Schoenberg del Dipartimento, contestatori, che si ribellavano alla misurazione e alla sperimentazione e avevano appena letto il libro appena uscito di Roman Re e Secord, The Explanation of Social Behavior, che anche a me ha impressionato. E questi giovani non facevano altro che venire sul mio tavolo a dire di leggerlo, di capire che bisogna essere critici. E c'era ribellione dentro il dipartimento. Allora, questo mi ha colpito perché, tornata a Padova, io poi ho usato questo libro, consigliato la lettura di questo libro per molti anni ai miei studenti, perché volevo che avessero uno spirito critico nei confronti di quello che io insegnavo, che era appunto sperimentazione e quantificazione. Quindi anche questa esperienza direi che è stata importante. E siamo negli anni 70. Nella metà degli anni 70 arriva a Padova Henri Tajfel, che era stato invitato da Augusto Palmonari a Bologna. E appunto Padova lo invita e finalmente lo conosco, avevo già letto i suoi lavori, anche lì con profondo interesse. E è nato così quella che era prima solo una collaborazione intellettuale fatta sui libri, è diventata una collaborazione reale e anche umana, direi. E nel 79 sono andata a Bristol per passare un periodo di visiting. E mi sono sprofondata nella teoria dell'identità sociale e mi pare che in quel periodo fosse con me anche Dino Giovannini, che aveva gli stessi interessi dei rapporti intergruppi. Lì a Bristol ho conosciuto, approfondito la conoscenza, beh, a parte della famiglia, perché sono vissuta nella casa di Tashwell, viveva la moglie Anne. Molto interessante che abbia tanto lottato durante, subito dopo la guerra, a favore dei bambini orfani ebrei che erano rimasti soli. Donna interessante, c'era anche il figlio più piccolo che non ho mai incontrato, però per conto suo. E lì ho approfondito la conoscenza di John Turner, che stava sviluppando la Self-Categorization Theory, e di Howard Giles, mentre non c'era Rupert Brown, che era assente in quel periodo. L'ultimo discorso che ho fatto con Henri Tajfel è stato telefonico, perché nell'82
mi ha telefonato per far parte, stava costruendo un progetto europeo sull'immigrazione. E purtroppo dopo pochi mesi è mancato molto presto. E questo è stato l'ultimo contatto che ho avuto con lui. Dopo, questo era gli anni 70, inizio degli 80, ha fatto altri viaggi negli Stati Uniti. Sono stata a Cornell, alla Cornell University, ero ospite di William Lambert e lì mi sono proprio proposta un problema. Stavo molto a cuore, avevo a cuore il problema del dottorato in psicologia sociale. E allora ho detto, qui devo imparare come fanno lezione nel dottorato gli americani. E quindi ho frequentato le lezioni di dottorato di Daniel Bam, che erano molto interessanti, erano tutte fatte da lui, dalla cattedra, e in 2 ore di lezione dava una quantità di conoscenze incredibile. Contemporaneamente c'era un altro docente di evolutiva invece di sviluppo che faceva l'opposto, erano gli studenti che parlavano, quindi ho visto diversi modi di trattare la lezione nel dottorato, mi piaceva più quella di Bam. E poi sono andata nel Michigan, cioè l'Università del Michigan, lì sono andata proprio con uno scopo e volevo approfondire i modelli di equazioni strutturali con un grande esperto che era Rick Bagozzi e anche lì visiting con lui, è un altro uomo generoso, ho imparato tanto, lui applicava l'Israel e molto bene. Di Bagozzi ho una idea, un ricordo scientifico bello, e cioè che separatamente, lui in America, io e Alberta Contarello in Italia, abbiamo dimostrato la teoria tricomponenziale dell'atteggiamento e ci siamo incontrati dopo aver capito chi era uno e chi era l'altro, cioè siamo arrivati alla stessa conclusione. E dopo Bagozzi, che è rimasto in contatto sempre, anzi con Bagozzi abbiamo costruito, l'ho costruito, abbiamo portato avanti la rivista TPM e siamo attualmente editor in chief, tutti e due. Altri rapporti successivi negli anni 90 sono stati tutti con i teorici dell'identità sociale, cioè sono successivamente venuti a Padova tutti questi allievi di Tashfel o no, in particolare Rupert Brown, con cui abbiamo organizzato 2 congressi, uno a Catania, a Citrezza, con l'aiuto di Orazio Licciardello e Santo Di Novo, e un altro invece a Villa Sinius, con l'aiuto di Massimo Martini. Erano 2 small group meeting della Società Europea di Psicologia Sociale e hanno partecipato i maggiori esponenti. Sono stati 2 momenti molto intensi anche quelli, perché si vedeva lo sviluppo della teoria. E direi che è importante anche perché dall'uno e dall'altro poi sono usciti 2 libri che sono stati tutti e 2 sull'identità sociale, uno pubblicato con Sage, l'altro con Psychology Press, tutti e 2 scritti con Rupert Brown e io. Poi sono venuti ripetutamente a Padova Miles Houston, e quindi Marilyn Brewer, che ha portato la teoria della distintività ottimale, che è un allargamento della teoria dell'identità sociale. E poi Sam Gerstner, anche lui ha portato a un avanzamento col modello dell'ingroup comune. Poi Russell Spears, che ha portato il discorso delle emozioni intergruppi, la Schadenfreude. E poi a Padova veniva non soltanto
questi americani, inglesi, ma anche il gruppo francese, per cui io ricordo la presenza bella anche di Jean-Paul Codol di Aix-en-Provence, di Jean-Claude Deschamps, che lavorava a Losanna, presso cui sono stata visiting lo stesso, e poi di Richard Bouris, canadese di Montréal, con cui abbia fatto un lavoro sulla culturazione degli immigrati. Queste presenze sono, io adesso parlando, ne me ne accorgo quanto maledetto Covid, mi mancano da morire. Erano di un tale, saranno le persone, saranno gli argomenti, erano di un tale stimolo per la ricerca. Quando partivano avevamo tutti idee di ricerca nuove. Avevano anche un'altra funzione, e cioè questi ospiti generosamente poi aprivano le porte ai nostri dottorandi che dovevano trascorrere il periodo all'estero e anche favorivano l'ingresso nelle summer school della European Association. Io direi che questi, ne ho avuti ancora successivamente, però annoierei con questo. Questi sono stati i più importanti, ecco. E hanno lasciato dei segni davvero incredibili. Dovremmo parlare dei tuoi collaboratori, collaboratrici. I collaboratori e le collaboratrici sono stati l'essenza della mia vita accademica. Direi che non avrei potuto fare niente senza di loro. E la prima è stata Alberta Contarello, con cui ho condiviso sempre tante cose. In particolare sento la vicinanza per l'amore per le culture diverse e per i rapporti internazionali. Direi che quasi contemporaneamente, questione di mesi, è entrata Anna Maria Manganelli, con cui invece condivido interessi metodologici. Qualche tempo Contarello e Manganelli sono state l'aiuto e la forza, mai un attimo di debolezza o di depressione nell'affrontare gli inizi del corso di laurea in psicologia a Padova. Abbiamo lavorato dal punto di vista della didattica, oltre che della ricerca, molto intensamente. E poi direi che successivamente è arrivata la presenza di Chiara Volpato, con cui condivido gli interessi dei rapporti intergruppi, del fenomeno dell'antisemitismo, e attualmente delle disuguaglianze e attualmente della deumanizzazione. E poi questo dottorato in psicologia sociale della personalità ha portato tanti studiosi, e tra i primi, cioè non ricordo i più giovani, ma dopo Chiara Volpato ricordo Alberto Voci, che anche lui interessato ai rapporti intergruppi ha dato un forte contributo alla riduzione del pregiudizio, allo studio, ai metodi, alle strategie per la riduzione del pregiudizio. Poi ne sono venuti tanti altri che amo profondamente, e forse sono nelle varie università italiane, anche straniere. In Australia c'è la Stefania Paolini, che si occupa a Newcastle, che si occupa anche lei di riduzione del pregiudizio. A Padova attualmente io lavoro più frequentemente con Rossella Falbo, perché lavoriamo su un campo nuovo, in America non lo è, ma per noi sì, ed è il campo delle interazioni sociali nei rapporti medici-pazienti, soprattutto quando medico e paziente appartengono a gruppi razziali o etnici diversi, meglio etnici diversi. Questi, ma ce ne sono tanti, più certo. Grazie comunque. Adesso ci facciamo un piccolo passo indietro. Il primo libro
È stato il differenziale semantico, scritto in tanti anni, perché ho fatto un'enorme fatica a fare chiarezza in me, di cosa fosse veramente la semantica neobiehaviorista, il contesto teorico in cui era nata la tecnica, a imparare le tecniche statistiche da cui era nato lo strumento. E a imparare le tecniche statistiche, cioè le elaborazioni statistiche che lo strumento consente. E quindi ci ho messo moltissimi anni e quindi me lo ricordo perché è il primo, perché è stato molto laborioso. E quello a cui sei più legata, o anche cofirmato. Sì, anche se confermato, direi che ho sentito molto il primo libro sull'identità sociale con Rupert Brown, che è Social Identity Processes, pubblicato con la Sage, e lo abbiamo fatto con tanta passione. E c'erano autori, era pubblicato nel 2000, e c'erano le nuove tendenze dell'identità sociale, portate da Samuel Gertner, da Marilyn Brewer, poi c'era Ladeau che parlava, ma guardate che non c'è un unico tipo di gruppo, ci sono tanti gruppi, tipi di gruppi che funzionano in modo diverso. Poi c'era Urschel, quindi, e anche in quel libro si cominciava a parlare di condizioni limitanti, in quali condizioni la teoria dell'identità sociale è valida, in quali no. Quindi mi è molto interessato farlo. Se posso anche dire il libro che più mi ha influenzato dal punto di vista teorico è stato quello di uno di Tashfel, cioè Human Groups and Social Categories. Quello proprio l'ho trovato molto formativo. Il tuo ruolo nelle diverse riviste italiane e internazionali. Attualmente sono chief editor in chief con Bagozzi di TPM, Test in Psychometrics and Methodology, in Applied Psychology, che copre molto il tema dei test, ma anche di nuovi metodi statistici, ma anche applicazioni in psicologia della politica, delle organizzazioni. Abbiamo avuto un momento di soddisfazione perché, se posso parlare di cose un po' banali, perché era salito a Q2 come quartile in Scopus, poi è sceso e adesso stiamo ritentando di risalire. E poi sono attualmente nell'editorial board dell'European Review of Social Psychology, dove collaboro con Gordon Hodgson e la Ranion Turner. Oggi, che prospettive vedi per la psicologia sociale? Che abbia tanto risvolto applicativo, e cioè che veramente serva a spiegare i fenomeni complessi che stiamo vivendo. E vorrei che facessimo più terza missione, che partecipassimo di più ai dibattiti televisivi, dove il posto dello psicologo sociale è molto preso da altre discipline. E credo che non riesco proprio a capire perché non siamo così presenti. O forse non lo noto io. Direi che è molto attiva in questo senso Chiara Volpato Sì. e le do tanto merito. Infine, ci vuoi sottolineare qualcosa del tuo modo di lavorare con gli studenti? Direi che il momento più bello della parte didattica era per me il seguire la tesi, perché diventava un momento in cui davo allo studente, in un rapporto a due, davo conoscenze. E in più, quello che era bello, insegnavo a leggere i risultati delle loro ricerche, che loro sentivano molto loro. Quindi era un momento veramente magico, perché loro si appassionavano. E ricordo che avevo dei ricevimenti con i laureandi lunghissimi, Dignitosissimo. lunghissimi, uscivo la sera tardi, ma felice.
E mi ricordo che passavo molte volte, però tutta soddisfatta, le piazze vuote di Padova, quando eravamo nelle varie zone di piazze dell'università. Ecco, io ho questo ricordo, più che quello in aula, che non è che mi interessasse particolarmente.